Buonasera a tutti, sono Andrea Tincani, ma insomma, credo che mi conosciate. E l'occasione di questo incontro è perché è stato pubblicato questo interessante e soprattutto curioso libro da parte del dottor Luca Canazza, che non so se è già nell'inquadratura, comunque parlerà poi lui ovviamente del suo libro. Di fatto è una tesi di laurea che poi è stata pubblicata, arricchita con immagini, fotografie e altri riferimenti, che parla di un'attrice italiana. E devo dirvi la verità, quando Piero mi ha segnalato la cosa mi ha incuriosito, perché Brunella Bovo, di cui ricordavo vagamente il nome, in realtà è l'interprete di uno dei film che io amo di più di Fellini, che è Lo Sceicco Bianco. È la sposina che scappa, inseguita dal marito Leopoldo Trieste, per andare a conoscere il suo idolo, che è appunto Lo Sceicco Bianco, un personaggio dei fotoromanzi, interpretato da Alberto Sordi. E poi soprattutto mi ero dimenticato completamente che Brunella Bovo era l'interprete anche di un altro film straordinario, a me un po' meno caro, ma rimane uno dei grandi capolavori della storia del cinema italiano, che è Miracolo a Milano di Vittorio De Sica. Anzi, lei prima è stata interprete di Miracolo a Milano e lì è stata notata appunto da Fellini, che poi l'ha presa. Fatto questo, cioè aver partecipato da attrice, poi lei non è un'attrice, come si diceva un tempo, presa dalla strada, poi qui dirà il dottor Canazza, spiegherà insomma come lei è arrivata a fare del cinema, però è sicuramente un'attrice agli esordi. Infatti due capolavori assoluti e poi tutto sommato ha avuto una carriera estremamente ridotta, nel senso che dal punto di vista cinematografico non ha più partecipato a film importanti, interessanti, di registi importanti, interessanti. Sarà una curiosità poi di aver chiuso la carriera con un western, credo che sia stato l'ultimo film che ha fatto, un western Spaghetti del 67, se non ricordo male, e poi ha avuto una serie di parti, non di protagonista, quasi sempre di caratterista, però in sceneggiati molto importanti della nascente televisione italiana. Poi ha una sorella, una madre, insomma di queste cose parlerà il dottor Canazza. Ripeto, la cosa che mi ha colpito è proprio questa, però, cioè un'attrice che poi effettivamente era tale, soprattutto nel film di Fellini, perché in Miracolo a Milano in qualche modo è un personaggio che parla poco, perché il film ve lo ricordate, insomma è molto debitore sia del primo René Clair che di Chaplin, poi c'è tutta questa componente legata anche all'espressionismo tedesco, insomma è un film in cui gli attori funzionano più come, non voglio dire come marionette, ma insomma hanno un ruolo da figurine, mentre invece nel film di Fellini anche l'interpretazione viene fuori, ed è un'interpretazione perfettamente consona al personaggio che lei deve rappresentare. Ecco, dicevo, insomma, questa attrice che fa due cose molto belle, poi improvvisamente in qualche modo scompare. Salvo poi scoprire, e questa è stata l'altra cosa curiosa, che romana di fatto in realtà veniva dalla bassa padovana, quindi a noi confinanti. E quindi il libro è curioso, anche perché poi, quello più intrigante dal mio punto di vista, forse poteva anche essere sviluppata di più, ma insomma poi i tempi delle lauree, è il fatto che lei rappresenta poi comunque un tipo di bellezza italiana quasi di raccordo. Cioè andiamo dalle popolari, dal neorealismo, stanno per arrivare alle maggiorate, poi siamo arrivate alle donne sofisticate degli anni 60, la stessa Mangano che passa da Riso Amaro, ai film in cui invece è quasi una donna eterea, e la Brunella è un terzo tipo, forse una minuta, molto, molto bello, molto, 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 molto delicato, e non è sicuramente una maggiorata, e quindi anche da questo punto di vista, insomma, dal punto di vista della sociologia, dell'immagine cinematografica, l'attrice è molto interessante, e appunto è stato interessante, ma forse succederà, perché naturalmente il dottor Canazza sta continuando a studiare, che questa intuizione che lui ha venga ulteriormente sviluppata. Che cosa dire ancora? Che in realtà però il personaggio più interessante di tutto il libro, come ho anticipato, è la madre di Brunella Bovo, della sorella, che sarebbe diventata anche lei un'attrice televisiva, ha fatto anche più cose, probabilmente la sorella che si chiama, non ricordo, Mariolina Bovo, quella forse la ricordate anche di più, ha fatto molti gialli in televisione, ma la figura interessante è quella della madre, che rimane vedova, tra l'altro
marito aveva, era un agricoltore, insomma una famiglia comunque modesta, e tenta l'avventura romana in qualche modo, ma poi dirà di più lui, spero che ci rivedi delle cose che magari non ha potuto scrivere dato il carattere scientifico della pubblicazione, di questa madre che poi nasce contadina e finisce contessa, ed è una cosa veramente da film questa, sarebbe interessante fare una sceneggiatura proprio su quest'Italia e su questo tipo di avventura in qualche modo, ecco. L'ultima annotazione, poi lascio veramente la parola, mi è venuto in mente che in qualche modo la Bow è stata omaggiata da Woody Allen, perché in un film che è piaciuto credo solo a me, che è To Rome With Love, stroncatissimo da tutti, mi sono divertito moltissimo, lei è interpretata da, in qualche modo, lui recupera l'episodio dello sceicco bianco e la fa interpretare da un'attrice che effettivamente rappresenta un tipo di bellezza molto simile a quello che lei aveva, naturalmente un po' aggiornata, che è Alessandra Mastronardi, che qualcuno forse si ricorderà in televisione soprattutto, lei ha fatto una cosa chiamata Lieva, una serie di telefilm televisivi, insomma, che fa l'allieva di un medico legale, sono dei piccoli polizieschi, molto bella, molto brava, e ripeto, con un tratto simile a quello della Bobo, e poi oltretutto con il fatto che per fortuna con qualcuno alla fine va a letto nel film, che è Scamarcio, che è il personaggio che, nuovo che introduce Woody Allen, mentre invece il vecchio personaggio interpretato da Sordi viene fatto da Antonio Albanese. Beh, un ulteriore tassello nell'immagine di questa donna. Basta, ho detto tutto quello che dovevo dire, adesso cedo naturalmente molto volentieri la parola al dottor Canazza che amplierà ovviamente il racconto. Grazie e buonasera. Grazie molte, è una presentazione davvero eccitante, direi, che mi porta proprio a mostrarvi questa incredibile storia. Io credo di dover togliere, noi siamo abbastanza distanti, per cui... Adesso più distanti. Ecco, allora, sì, io ho focalizzato 5 punti della vicenda di Brunella Bobo, che appunto ho pubblicato, che sostanzialmente è la tesi di laurea, Brunella Bobo, attrice scelta da Vittorio De Sica e Federico Fellini. Io ho focalizzato sostanzialmente 5 spazi. Il primo è, l'ho intitolato Chi l'avrebbe detto, proprio perché, come diceva giustamente chi mi ha introdotto, è incredibile la vicenda, perché nasce da una terra molto simile a quella dove sono oggi, perché la bassa padovana è molto più simile al Polesine che non alla città di Padova. E nasce appunto, come vedete, da una famiglia molto semplice. Io continuo un attimo la presentazione facendovi vedere appunto qual era la famiglia di Brunella, cioè un papà che viene registrato come agricoltore inizialmente e poi come oste in un altro spazio, diciamo, degli anagrafi, e la mamma di Brunella, Esther, questa figura incredibile, perché uso spesso questo termine, perché davvero è una storia difficile da immaginare, eppure di grande, di assoluta realtà. Una ragazza che, quando ovviamente si sposa, viene anche lei da una famiglia leggermente in una situazione economica migliore, perché il papà e la mamma di Esther hanno una piccola casolineria, sostanzialmente uno di quei negozietti, di quelle bottegucce in cui si trovava un po' di tutto all'epoca. Si chiama Casumaro, e la nonna delle due sorelle, e quindi la mamma di Esther, si chiama Emma Pellizzari. Ecco, cosa succede? Succede una cosa, ecco, nasce nel 1930 Brunella Bovo,
ed è una situazione però che subito diventa molto complicata. Perché? Perché muore a soli, quando ha solo 4 anni la piccola Brunella ed è appena nata la sorella, che ha 4 anni di differenza, muore per i postumi di un incidente stradale il papà. Ecco che allora abbiamo queste tre donne che devono sostanzialmente trovarsi in una situazione davvero difficile, e non dimentichiamo che siamo nel 34, quindi non certo in un periodo facile per le nostre. La sorella diventerà anche lei una grande attrice, un'attrice più che grande, un'attrice di professione, che porterà avanti per molti anni, molti più anni di Brunella, la sua attività, sposerà un produttore televisivo e farà molti sceneggiati televisivi soprattutto, anche se delle apparizioni particolari durante la sua vita artistica, anche in alcuni film. Sto cercando di sviluppare anche la sua storia e credo che a breve potrò pubblicare qualcosa anche su di lei. Cosa posso dire ancora? Andiamo avanti, vediamo come se la cavano. E fanno riferimento soprattutto alla famiglia di lei, di Esther, della mamma delle bambine, e proprio perché saranno coloro che faranno da veci alla mancanza del padre. Però ci sono anche i fratelli minori di Esther, due zii particolari. Ecco, di uno ho sviluppato abbastanza durante la stesura del libro, sarebbe interessante anche l'altro. Allora, noi abbiamo Mario, qui vediamo che a un certo punto si spostano le tre donne, le due bambine e la madre, e vanno ad abitare a Padova. A Padova perché ci stanno gli zii. Lo zio Mario ha un'attività, diciamo, collegata all'edilizia e quindi hanno una progressione economica abbastanza interessante. Vedete, sono vestiti bene, non sono più rattoppati come all'inizio. E poi c'è questa figura molto particolare. Anche questo sarebbe una storia incredibile, perché inizialmente va in seminario, poi cambia idea, fa il maestro per un certo periodo, si chiama Florio Casumaro, e poi intraprende l'attività militare e diventa anche graduato. Questo è interessante perché a un certo punto le tre donne, io continuo a chiamarle così perché veramente hanno fatto qualcosa di straordinario in quel periodo, si spostano a Padova e probabilmente proprio perché hanno gli zii che le aiutano. Non solo, ma c'è anche un articolo di giornale che poi verrà raccolto quando ci sarà avanti con la carriera Brunella, in cui spiega che proprio gli zii l'hanno sostenuta, in particolare lo zio Florio. E poi dicevo appunto, vedete, io spero che venga, sì, viene inquadrato più che altro la presentazione. Interrompo da fuori campo. Magari. Quindi lo zio Florio è questo qui. No, questo è il nonno. Ma lo zio Florio è campato quanto? Lo zio Florio è questo. Sì. Adesso non ricordo esattamente quanto tempo. Ha superato la guerra, non è morto in guerra. No, non è morto in guerra, ha superato. E dicevamo appunto che Brunella rimarrà sempre legatissima al nonno, perché gli fa appunto da padre in questo periodo. Ma vorrei raccontare un attimo cosa succede a un certo punto. Lei, proprio in un articolo, dice che già da bambina spesso marinava perfino
la scuola per andare a vedere il cinema. Il cinema per lei è una grande attrazione. E spesso quando torna a casa, ci sono di questi racconti molto interessanti, lei si mette davanti allo specchio e cerca di rifare quelle che erano, diciamo, le scene che ha visto al cinema. Questa passione aumenta sempre di più, finché a un certo punto cerca di entrare nel Centro Sperimentale di Cinematografia. Passa le selezioni di Milano, è convinta di riuscire, e lo zio Florio gli paga il viaggio per andare a Roma e star via qualche giorno, e è convinta di riuscire a sostenere l'esame, ma purtroppo i canoni di quell'epoca di bellezza non sono quelli che permettono a una giovane come lei di superare altre che in quel momento rispondono più favorevolmente a quello che è l'ideale di attrice del periodo. È interessante anche capire che, nonostante ciò, lei è molto capace, è molto convinta di poter fare, ha delle capacità anche atletiche interessanti, fa le capriole, monta a cavallo. In un articolo addirittura si dice che è capace di stare in piedi sul cavallo, quindi è di cavalcare in questa maniera circense, diciamo. Questo le sarà utile perché a un certo punto lei non riesce ad entrare nel Centro Sperimentale di Cinematografia, però è molto sconsolata, ha detto a casa che invece è passata perché è convinta di riuscire, e sente al bar una cosa incredibile, l'ha raccontato dappertutto, non c'è motivo di non credere a questo, anche perché tra l'altro quando lo racconta a carriera già iniziata ci sono dei testimoni che suffragano questo racconto. In particolare un cugino di Vittorio De Sica. E cioè succede questo. Ve lo dico con le parole direttamente dell'attrice. Mi trovavo in un bar quando per caso venne a sapere dai camerieri che il giorno precedente De Sica aveva radunato al Supercinema migliaia di ragazze perché era alla ricerca di un'attrice per il nuovo film. Mi precipitai a sfogliare l'elenco telefonico. Trovai il numero della produzione che aveva sede in via Bissolati, molto precisa, e mi presentai. Delle persone mi diedero un'occhiata distratta e mi convocarono a Cinecittà per il mattino successivo. Il mattino dopo sbarcai a Cinecittà e mi trovai davanti De Sica, che mi guardò a lungo, parlò poco, continuò a osservarmi mentre badava ad altre cose e finalmente mi girò il provino. Avevo una soggezione tremenda e allo stop, certa che il tentativo fosse approdato a nulla, stavo andandomene a prendere il tram, quando qualcuno mi rincorse per dirmi che la produzione mi avrebbe ricondotto a casa in macchina. Fu l'autista che la guidava a dirmi strada facendo che potevo rilassarmi, perché il fatto di sedere su quell'auto significava che il ruolo era mio. E questa è stata raccolta in una bellissima pubblicazione che hanno curato Goffredo Fofi e la moglie di Totò, Franca Faldini, che appunto ha raccolto moltissime testimonianze, che è stata una grande fonte per me. È stata pubblicata dalla Cineteca di Bologna alcuni decenni fa, ma fu una grande testimonianza perché non si trovava nulla di lei, nulla veniva riportato nelle biografie. Per me è stata una sfida perché già da bambino
io sentivo dire, ma da Ponzo sono partite delle attrici. E io mi chiedevo, ma chi? E mi dicevano che erano delle bono. E questo mi ha sempre stimolato, mi ha sempre lasciato il tappo. E alla fine abbiamo avuto una grande fortuna nel nostro paesino. Perché ci sono c'è una persona in particolare, amica di un parente alla lunga di queste due donne, che ha raccolto per molti anni, e continua a farlo, un sacco di fotografie del paese, della storia del paese, eccetera. A un certo punto, siccome appunto uno di questi che raccolgono queste fotografie è un parente alla lunga, e la mamma era Casumaro, come era Casumaro la mamma di Brunella, alla fine sono riusciti a mettersi in contatto con Brunella. Brunella nasce nel 30 e purtroppo ci lascia nel 2017. Ma nel 2009 c'è questo contatto e chiedono alla Brunella se può fornire qualche foto, perché vorrebbero metterle nelle mostre che si fanno durante, diciamo, la sagra del paese, le mostre sul polso, sulla storia del polso. Ebbene, questa signora ci mandò una cassa piena di foto, di articoli di giornale, di un'infinità di materiali, scrivendo, e ho riportato nel volumetto anche il biglietto che ci scrisse assieme: fatene pure quello che volete, io poi mandatemele indietro, ma fate pure quello che volete, perché sto pensando di fare un libro di memorie, che non mi risulta, avendo anche adesso dei contatti anche con la nipote di Brunella, la figlia di Mariolina, che abita a Riano, a Roma, in provincia di Rieti, per l'esattezza, però hanno una casa a Roma, eccetera. E sostanzialmente ci diede la grande capacità e accortezza che ebbe questo giovane, fu di scansionare tutte le foto, tutti gli articoli di giornale, prima di rimandarle. Qui ne vedete una piccola collezione, diciamo. Vedete, per quello che riguarda Miracolo a Milano, quando appunto comincia la carriera di Brunella, vedete per esempio una cosa bellissima, è questa foto qui. No, aspetti. Torniamo a qui. Un attimo solo che ritorno. Vediamo se è... Eccolo qua. Qui vedete un backstage del film. Vedete che da una parte, guardando a destra, c'è Brunella, a sinistra l'altra persona che vedete con la canottiera è il protagonista del film, Franco Golisano, detto il Geppa. Purtroppo morirà molto giovane, ma aveva appena fatto un altro film interessante, per cui fu selezionato da De Sica come attore protagonista. In mezzo, non so se lo riconoscete, è Totò, perché chi conosce un po' il film Miracolo a Milano sa che il protagonista si chiama Totò il Buono. Totò il Buono, che fa parte di un racconto di Cesare Zabattini, il soggettista di quel periodo molto importante. Problema. Allora, dicevo che Totò il Buono è il protagonista di un racconto di Cesare Zabattini, che in quel periodo, insieme con Vittorio De Sica, ha dato il via a una serie di film molto importanti del neorealismo. Vi cito Ladri di biciclette, Umberto D. E però a un certo punto
De Sica, quasi per riconoscenza nei confronti di Cesare Zavattini, che insisteva da molto tempo per cercare di fare un film, di ricavare un film dal racconto Totò il Buono, gli dice: io te lo devo, te lo faccio. E fanno questo film straordinario, incredibile, che è difficile anche da incasellare, perché è una fiaba, è una favola, ed è neorealista. Come può essere una fiaba neorealista? E qui si scatenò un sacco di dibattito su questo problema, ma chi lo capì molto bene furono i francesi. I francesi fecero questo numero dei Cahiers du Cinéma a dicembre del 51, dopo che ad aprile, tra aprile e maggio, il film aveva vinto a Cannes. Era una delle prime edizioni di Cannes, ma vince quella che ancora non era la Palma d'Oro, ma è il Festival di Cannes, è annoverato proprio nell'almanacco, diciamo, del Festival di Cannes, perché loro capiscono, è un'allegoria, e l'allegoria può parlare ancora di più, può dire ancora di più della realtà che non la verosimiglianza. È qualcosa di straordinario. Una delle immagini più belle della storia del cinema è quando i due si trovano nella scopa a uscire da questo mondo, da partire dal sagrato del Duomo di Milano con le scope, insieme a tutti i barboni che in quel periodo, siamo nel 51, qua c'è l'alluvione, cioè nel Polesi, e l'Italia si sta appena rialzando dai disastri della Seconda Guerra Mondiale. E loro vogliono raccontare questo, ma raccontandolo con un seme di speranza, anche se questa speranza è difficile da sostenere, perché devono uscire da questo mondo per cercare un mondo dove buongiorno significa proprio buongiorno, è un augurio reale, quindi anche molto attuale, se vogliamo. Bene, come diceva appunto chi mi ha introdotto, Fellini vede questo film, e c'è una bellissima testimonianza proprio anche che si può trovare in internet di Brunella Bovo, che racconta come c'è questo incontro con Fellini. Lei è andata a vedere insieme con Valmarana, un critico teatrale dell'epoca, vicentino, quindi sempre di queste zone, che però abitava a Roma, vanno a vedere una pièce teatrale in cui c'è Giulietta Masina come protagonista, la moglie di Federico Fellini. Federico, un po' in disparte, continua a osservare questa persona che è tra il pubblico, e a un certo punto gli chiede: ma tu sei Brunella Bovo, quella che ha fatto il film Miracolo a Milano? E lei dice: sì, insomma. E allora dice: potremmo fare un provino, vedrai, viene fuori bene, se ho in mente una cosa molto bella, vieni, ti chiamo, e basta. A un certo punto lei dice: mi chiamò sul serio. Io andai, feci il provino, e fu un provino molto lungo, e lei dice: in sostanza poi venni a sapere che effettivamente lui aveva già deciso, e mi provava in tutte le maniere, mi provava insieme a quelli che pensava potrebbero essere adatti per fare la parte maschile dello sposino. La storia, non so se tutti la conoscete, è questa: ci sono una coppietta che va in viaggio di nozze, come diceva anche prima, e però lei ha questa passione per i fotoromanzi di nascosto da un marito petulante che Verdone dirà di
aver preso come modello per uno dei suoi personaggi un petulante che ossessiona la moglie con tutti i il programma già ben definito di come deve essere questo viaggio di nozze, tra l'altro in Vaticano praticamente, perché il marito ha dei parenti appunto in Vaticano, e lei però ha questa passione dei fotoromanzi, questo sceicco bianco che fa parte appunto delle sue letture, ripeto, di nascosto, non lo sa nessuno, lo sa solo lei, e viene a sapere che dal cameriere viene a sapere che il luogo che lei cerca, cioè la sede produttiva di questi fotoromanzi, non è poi tanto distante. Ma con un espediente che vi invito a vedere quando avrete la possibilità, vi invito a vedere il film, perché è veramente spassosissimo, è una critica molto forte ai fumetti, ai fotoromanzi. Lei si allontana, lei crede momentaneamente, per cercare di avere un autografo o comunque un riconoscimento e comunque consegnare un suo disegno che lei ha fatto del protagonista dello sceicco di questi fotoromanzi. Tutto questo si rivelerà poi qualcosa di molto più, diciamo, meschino, ma tutto questo causerà anche una serie di situazioni esilaranti che coinvolgono soprattutto il marito. Alla fine c'è un lieto fine, una cosa un po' particolare, ma è interessante lo sviluppo di questo film, ed è uno sviluppo che contraria molto gli editori dei fotoromanzi, che andavano moltissimo all'epoca, erano, tra l'altro, i film stessi generavano fotoromanzi poi. E questo quindi sarà uno stroncato come film. Lei dice: ne avrò un po' un danneggiamento, però la fanno conoscere sempre di più. E lei ha la possibilità anche di conoscere personaggi importantissimi. Siamo nel 52, poi vedete che la stampa comincia a parlarne, sia quando fa Miracolo a Milano, ne escono da tutti i luoghi, insomma anche dall'estero naturalmente, e colpisce questo personaggio. Ma dicevo appunto, lei ha la possibilità, oltre che di essere conosciuta, di frequentare personaggi dell'epoca. Qui vedete un po' di fotografie che la ritraggono insieme a pittori, a letterati, ad altri personaggi del cinema, vedete Gassman, vedete Fabrizi, Lamagnani. Poi vedete qui, per esempio, se seguite un attimo la freccia, ve lo ingrandisco anche, qui c'è Mattei, Enrico Mattei, qui c'è Gino Bartali naturalmente, feste, galà di tutti i tipi, dicevo. E poi anche, però lei non tralascia le proprie radici. E qui vediamo alcune fotografie molto interessanti da quel repertorio pazzesco che è stato raccolto, in cui lei va a visitare nell'Agro Pontino persone che venivano dalle nostre terre, dal Veneto, e le incontra e sotto traccia le rimane questa radice, e vedremo poi che questo cosa significa. Vado rapidamente perché vi mostro un po' lo sviluppo della sua carriera. Allora, abbiamo detto nel 51 Miracolo a Milano, scusate, torno un attimo lì per farvi vedere questa. Questa è la famosa scena finale in cui, qui andò in malora Vittorio De Sica, perché assoldò per gli effetti speciali. Cioè, voi vedete qui un volo su Milano, pensate che cosa significasse tutto questo.
e lui chiamò dagli Stati Uniti un mago degli effetti speciali, anche se purtroppo beveva molto e alla fine non fu molto contento del lavoro che fece. Tuttavia si notano delle preziosità assolute, insomma, in questo film, dal punto di vista proprio anche degli effetti. E quindi nel 51 L'Espoir, nel 52 prima di Lo Scellico Bianco, nello stesso anno esce anche questo film in cui lei non è protagonista ma è la figlia della protagonista ed è un personaggio comprimario ma molto importante, molto interessante perché viene salvata, eccetera. La protagonista del film era un ex amante di Goebbels che purtroppo effettivamente dovette scappare a un certo punto dalla Germania, anzi dai luoghi della Germania, perché controllati dal nazismo. E lei, se non sbaglio, era cecoslovacca, e cambiò nome e fece questo bel film di Pino Mercanti, un feuilleton molto interessante. All'epoca andavano tantissimo questi film, facevano una cassetta pazzesca. Se avete visto Il Nuovo Cinema del Paradiso, sapete che la gente imparava a memoria, perfino andava a vedere più volte lo stesso film, imparava a memoria gli atteggiamenti. Nel 52 appunto fa La vendetta di una pazza, tanto è vero che quando Fellini la interpella lei dice sì, sto lavorando su questo film. Dopodiché appunto qui ci sarebbero cose molto interessanti anche sugli aneddoti che riguardano le riprese del film. Ricordo che era il primo film che Fellini firmava in maniera esclusiva. Aveva già fatto una coregia con L'Attuada, per un altro film in cui c'era la moglie, e questo è il primo film invece che farà da solo come regista. Ed anche è gustosissimo nel libro, lo riporto, il fatto che Giulietta Masina pensava di essere lei la protagonista del primo film del marito. Invece lui aveva in mente per lei anche ritagliò a lei un personaggio molto interessante che poi diventerà protagonista di un altro suo film che vincerà l'Oscar, cioè Cabiria, che riporta al nome di un personaggio dell'epoca del mondo, importantissimo, che fu uno dei più grandi film della storia del cinema italiano e internazionale. E, però Cabiria, sapete, poi farà la prostituta nel film Le notti di Cabiria di Fellini. Ebbene, in questo suo primo film, c'è una scena molto caratteristica in cui nasce il personaggio di Cabiria, che poi sarà protagonista del film successivo, di un film successivo di Fellini. L'anno dopo, nel 1953, è un vero e proprio exploit. Lei viene chiamata a fare una serie di film, compare perlomeno in una serie di film. Due come protagonista, uno come comprimaria e un altro invece, diciamo, con una piccola parte. Voi pensate, tutto in un anno. E una di queste in cui lei è protagonista, lei lo definirà quella in cui si è divertita di più. Ed è 10 canzoni d'amore da salvare di Flavio Canzavara. Questo è uno di un musicarello, praticamente, uno di quei film in cui lei non canta, però interpreta da cantante. Chi canta sono i Lapizzi, i personaggi di allora che andavano per la maggiore. Ed è una piccola storia d'amore, strappalacrime e così via. Però faceva un sacco di cassetta.
un film molto interessante che sarebbe un po' da, da sviluppare, è un film che lei fa al sud, nei dintorni di Napoli, a Castellammare di Stabia, ed è Soli per le strade. Questo è un filone molto da esplorare, secondo me, che deriva dal neorealismo precedente, e che però si trova in internet, tra l'altro, una pessima, diciamo, un video molto difficile, insomma, poco definito, però dà l'idea di quel tipo di strascico che lasciò un film come L'Albero di Biciclette, per dire, e che in quel periodo, nel sud soprattutto, sviluppò molti, molti film di questo tipo. Vado velocemente verso gli altri film, uno in cui è protagonista ancora è del 55, di questo ho ritrovato anche il fotoromanzo che poi venne prodotto in seguito. Di questo poi mi interessava far vedere anche questo. Qui lei è protagonista, si intitola Vagabondi delle stelle, non riesco a trovarlo, spererei un giorno di riuscire a poterlo visionare, però guardate chi c'era qui come protagonista, Mario Girotti alias Terence Hill. Terence Hill, il vero nome di Terence Hill è Mario Girotti, lui era appena tornato dall'estero e fa questo film, e Brunella Bovo fa la protagonista femminile, con una differenza di età notevole, non so se si veda nel film, comunque Mario Girotti alias Terence Hill è molto è giovanissimo, Brunella ha già nel 55 ha 25 anni, l'altro ne aveva sui 20, 19. Quindi andiamo avanti. Contemporaneamente non disdegna il teatro Brunella. Si impegna moltissimo, studia, fa una pièce che si titola Hello di fuori, che è una traduzione di una pièce teatrale di William Saroyan, che era un validissimo, ma avanguardista un po', scrittore americano, e si impegna in questo ed è protagonista in un teatrino, diciamo, di Roma, ma un po' appartato, che affronta proprio le avanguardie, ma come vedete tra 62 e 63 viene ingaggiata dalla compagnia di Cesco Baseggio, ed è protagonista sia per Le baruffe chiozzotte che per Il bugiardo, nel libro Tra le notte perlomeno riporto anche dove è stata in quella stagione. Per il teatro concluderà con il teatro, con un teatro particolare all'aperto, diciamo che fa, è un po' 68, perché siamo nel 68, concluderà la carriera con questa performance di un San Francesco particolare in cui lei fa la Santa Chiara. Ma nel frattempo è nata la televisione, è nata già da 11 anni, scusate, quando lei interpreta per la prima volta una figura molto interessante, in cui dà prova di capacità ormai attoriale ben assorbita. Ed è questo Resurrezione di Leo Tolstoi, si trova in internet, si trovano tutte le puntate se uno vuole, c'è Alberto Lupo, ci sono i grandi dell'epoca, c'è Valeria Moriconi che fa la protagonista, e lei fa una parte davvero
secondaria, ma davvero magistrale. Ormai ha acquisito una capacità attoriale davvero forte. Lei fa una ragazza che è, diciamo, prigioniera nel senso che è stata, non prigioniera, scusate, carcerata, ed è carcerata per aver, a quanto pare, se ho ben capito, non conosco bene il grande libro di Tolstoi, Resurrezione, però se ho ben capito lei ha ucciso il bambino appena nato e di questo è impazzita, quindi è stata incarcerata per l'omicidio. Però lei è convinta di averlo con sé il bambino e quindi per tutta la due terzi del romanzo lei deve impersonare questo personaggio ed è difficilissimo ed è bravissimo. Io vi invito, se vi capiterà, di vedere questo. È in programma addirittura, benissimo. È in programma lo sceneggiato televisivo, bellissimo, bravissimo, perché noterete la forza di questa ragazza. No, non quest'anno, ma l'anno prossimo. Benissimo. E, vado velocemente avanti, queste sono altre apparizioni che lei ha tra il 65 e il 67. Un'altra interpretazione straordinaria, quell'anno lì, 67, è veramente un anno strepitoso per la capacità di... Io lascio poi anche dei link per poter vedere facilmente queste performance che si trovano in internet. E, lei fa questa novizia nel il processo di Santa Teresa del Bambino Gesù, in cui deve interpretare una persona timorosa, però quando viene processata a un certo punto si lascia liberare la sua forza d'animo e dice le cose pane al pane. È un'interpretazione che dura un quarto d'ora, grosso modo, ma di grande capacità. Invece molto bella è la sua figurina nella serie televisiva Le avventure di Laura Storm, che ebbe due stagioni, in una di queste soprattutto lei è presente come la cameriera della protagonista, che è una giornalista interpretata da Lauretta Masiero, ed è fa la caratterizzazione di una cameriera veneta, perché all'epoca spesso, ma anche nei film, le cameriere erano venete. Si aveva questa diciamo fissa. Poi interpreta anche questo bel sceneggiato incantesimo, ma soprattutto un bellissimo personaggio lo fa anche nel famoso Il Circolo Pickwick di Ugo Gregoretti, una serie televisiva molto interessante in cui debutta anche Gigi Proietti. Mi raccontava, siccome il produttore televisivo che sposò poi Mariolina fu anche il produttore, per esempio, del Mistero Buffo di Dario Fo, produsse anche questo sceneggiato televisivo per la Rai, era un produttore Rai. E Gigi Proietti diventò un po' di casa della famiglia Bo, dei congiunti di Bo, delle Bo. Ecco, sono tornato qui perché la carriera cinematografica invece era già finita 3 anni prima, con questa interpretazione, un'interpretazione di uno spaghetti western. Mai avrei pensato che Brunella Bo avesse interpretato un film western, e infatti non è accreditata come Brunella Bo, ma con uno pseudonimo. Ma questo era
normale nei film, negli spaghetti western. Lo stesso Sergio Leone all'inizio storpia un po' il nome del padre, Robertson, si mette, figlio di Robert, perché è figlio del papà che si chiama Roberto. E, però già qui non è banale la sua interpretazione. Mentre sono un po' caratterizzati gli altri personaggi, lei è un'attrice seria. Allora ci chiediamo come mai a un certo punto, in pieno sviluppo attoriale, lei si ritira. Beh, probabilmente per amore. L'ho sviluppato poco nel saggio che ho dovuto presentare nel libro, perché era appunto, doveva essere una tesi di laurea. Ma mi restava, ma era sposata o non era sposata Brunella? Ho detto che la sorella si è sposata, ha avuto 3 figli, con una di loro sono molto in contatto, e l'altro è diventato un veterinario famoso di Mariolina, sto parlando, ed è stato anche a Gheo e Gheo per qualche stagione, si chiama Benvenuti. Ma lei, perché? In un momento in cui la carriera poteva... E qui vengono anche certe curiosità che si chiedevano, perché in occasione della prima presentazione del libro che abbiamo fatto nel mio paesino, è venuta a trovarci dalle parti del Lazio, da Roma praticamente, proprio questa nipote che ha assistito Brunella nel periodo finale, quando era malata. Brunella muore a Roma, al Gemelli di Roma, e ci racconta che non era sposata, ma aveva un compagno, e tutti li ritenevano sposati. E questo compagno era un fotografo molto importante, perché ho uno dei testi che lui ha pubblicato per le autostrade. Lui faceva il fotografo per le autostrade, e con questo andava negli ambienti dove dovevano passare le autostrade in quel periodo, e per fotografarli, per vedere come dovevano essere poi i passaggi, eccetera, e alcune sono veramente incantevoli. Sembra che questo signore fosse molto geloso. Fosse molto geloso. Lei non lo dice, lei vedete qui è ritratta in una delle interviste, delle pochissime interviste che ha trovato lei matura, che accompagnano praticamente le edizioni dei DVD, le riedizioni in DVD dei 2 film più famosi, in occasioni di restauri e così via, in cui lei racconta appunto come è andata con Fellini, come è andata con De Sica, eccetera. E lei non dice mai che si è ritirata, vedo che il tempo passa velocemente,